Dunque è una partita che il Pescara ha vinto limitandosi ad esistere, questo la dice lunga sulla prestazione del Taranto, soprattutto nella ripresa, quando ormai il risultato per la verità era compromesso, in quanto il Pescara ha chiuso il primo tempo col punteggio di 2-0. Abbiamo visto in tribuna Igor Marziano, uno degli ex di turno, l'altro era Iaconi ed era in panchina. È stata una partita curiosa nel primo tempo, un po' strana, forse nella prima frazione si è visto un Taranto leggermente superiore, migliore rispetto al Pescara, ma la formazione abruzzese ha sfruttato al massimo le occasioni che gli sono capitate, andando a realizzare due reti, una grazie alla complicità della difesa rossoblu, un autogol di Filippi e poi ha raddoppiato Apa. Poi nel secondo tempo non si è vista quella reazione che ci si attendeva del Taranto, che ha giocato per la verità con un po' di sufficienza, e il Pescara ha avuto campo libero senza strafare, infatti la formazione adriatica paradossalmente anche un po' deluso. 4-0 che, stando alla classifica, la rivista lascia tutto inalterato, 8 punti erano di distacco dalla zona play-out e 8 punti sono rimasti, però adesso c'è una gara in meno da giocare. Brini nel dopopartita è giunto in sala stampa, ha detto: chiedo scusa a tutti i tifosi, mi assumo tutte le responsabilità di questo disastro che, come abbiamo già detto, non si verificava da più di 40 anni a Taranto, una sconfitta di dimensioni così rotonde. Andiamo alla cronaca, il Pescara in maglia gialla, il Taranto in maglia rosso-blu, avete visto la fotografia sugli spalti, questo è l'ex allenatore del Taranto Ivo Iaconi, che ha messo in campo per la verità anche una squadra rimaneggiata senza due giocatori di punta come Giampaolo e Di Fabio che erano in panchina. Vediamo la cronaca, siamo alle primissime battute, vedete dopo due minuti viene ammonito Triuzzi perché si sgancia dalla barriera prima del fischio dell'arbitro, poi lo stesso signor Mariuzzo fa ripetere la battuta e va a finire così. Poi Cappioli, la conclusione però sul fondo. C'è ancora entusiasmo all'inizio da parte soprattutto dei sostenitori della curva nord, che poi anch'essi abbandoneranno in anticipo lo Iacovone. Triuzzi tra i pochi a salvarsi dal vittoria generale. Vedete, qui c'è una prodezza di Santarelli, portiere del Pescara, su una testata di Passatore. Possiamo rivedere Santarelli che si lanciava già sulla sinistra, poi riesce a tornare sui suoi passi con uno stacco di reni prodigioso, riesce a smanacciare il pallone in calcio d'angolo. Eravamo sullo 0-0. Poi vedete il Pescara vince un rimpallo a centrocampo, Biancone fronteggiato da Esposito vince un altro rimpallo, poi effettua un cross e beffa sia di Vitonto che Filippi, il quale con il ginocchio batte il suo portiere. Davvero un gollonzo. E questa era la prima azione, se così possiamo definirla, del Pescara d'attacco della partita, ed eravamo al 19° minuto del primo tempo. Il Taranto per la verità ha reagito subito dopo il vantaggio del Pescara, qui c'è un'azione di contropiede, Triuzzi Passatore che si conclude così con un calcio in angolo. A un certo punto l'ha fatta da padrone la confusione, soprattutto nella zona nevralgica del campo dove i centrocampisti dell'una e dell'altra squadra avevano difficoltà a organizzare il gioco. Qui c'è un'uscita di Di Vitonto su Biancone, poi vediamo Perra per il Pescara, l'appoggio ancora per Biancone, la conclusione alta sulla trasversale. Un'azione che parte da centrocampo per Biancone, questo è il primo e unico tiro nello specchio del Pescara, pensate, del primo tempo. Pescara sempre in vantaggio per 1-0, il Taranto prova a replicare con Petrachi che alle prese con Nicolucci riesce a trovare l'impatto con il pallone, ma il suo diagonale manda la sfera di poco all'alto. Siamo intorno alla mezz'ora del primo tempo e qui ancora c'era un po' di Taranto. Poi tra poco vedremo il raddoppio del Pescara, prima però c'è questa punizione di Cappioli sulla quale il portiere Santarelli si rifugia un po' goffamente in calcio d'angolo. E fin qui la partita è normale, per la verità la partita quest'oggi è durata poco più di 40 minuti. Ed ecco il raddoppio del Pescara, Palladini pesca Apa in posizione dubbia, il suo sinistro batte Di Vitonto, anzi Cecchini pesca Apa, vedete il controllo di destro e il tiro di sinistro del numero 7 abruzzese. 2-0, a questo punto la partita finisce letteralmente. Taranto non reagisce più, gioca con sufficienza, ormai consapevole che magari il risultato è seriamente compromesso,
prova a fare qualcosa, siamo sempre nel primo tempo, il solito Triuzzi, che è stato tra i pochi che non riusciranno a salvarsi, mentre Brini osserva perplesso per il momento d'incontro, poi sarà arrabbiatissimo come quasi tutti i tarantini che quest'oggi hanno assistito a questo spettacolo nel dopopartita. I fischi del pubblico alla fine dei 45 minuti e nella ripresa il Taranto si presenta con Pompei al posto di Petrachi. E andiamo alle azioni di cronaca, questo colpo di testa ancora di Biancone lasciato solo in area di rigore, la parata di Di Bitonto agevole. Poi qui c'è un fallo di Rossi su Triuzzi, cartellino giallo per il difensore biancazzurro. Sui sviluppi della punizione ci prova Cappioli a tirare direttamente in porta, ma Palladini respinge in fallo. Triuzzi, ancora lui, la conclusione, la parata a terra di Santaremo. E poi ecco il terzo gol, errore di Filippi, Palladini serve Biancone che beffa Esposito e Di Bitonto, gli aggira e mette il pallone in rete per il 3-0. Vedete il terzo gol del Pescara che nasce da un ennesimo sbaglione difensivo rosso-blu. 3-0 ed eravamo solamente al 12° minuto del secondo tempo, quindi pensate, c'erano ancora quasi 35 minuti da giocare, il recupero compreso, minuto più, minuto meno, insomma è diventato un vero e proprio stillicidio il finale di questa partita, ma tutto il secondo tempo. Pescara poi su una carambola, lo vedremo tra poco, farà anche il quarto gol. Nel frattempo la delusione dell'intera tifoseria rossoblu si fa sentire, fischi per tutti, anche per Cappioli che abbandona il campo per far posto a De Liguori e lascerà la fascia di capitano Passiatore. Ed ecco il quarto gol del Pescara a metà ripresa, vedete c'è un colpo di testa di Geraldi, il pallone che va a sbattere sulla parte interna del palo, finisce nell'area piccola e la zampata vincente ancora di Biancone per il 4-0. E la gente se ne va e manca circa mezz'ora ancora alla fine della partita, la gente ha preferito andare via, forse non ha avuto tutti i torti. Triuzzi, ancora lui, ci prova di sinistro, ma il pallone, anzi questo Passiatore di sinistro, ma il pallone viene deviato ancora una volta da Santarelli, che paradossalmente è stato insieme a Nicoletto e Minopoli il migliore in campo per il Pescara. Vedete la panchina rosso-blu piuttosto sconsolata nell'espressione. Passiatore che ha cercato di fare il possibile, ma le sue conclusioni sono state sempre neutralizzate dal portiere Santarelli, come testimoniano queste immagini. Poi Pompei su punizione, pallone alto sulla traversa e ancora c'è un tentativo da parte di De Liguori con la schiena che si impenna e termina sulla trasversale. Poi spazio alle polemiche, sono giunti in tribuna alcuni rappresentanti di altri settori, dello stadio, anche della curva, e hanno intonato dei cori contro la società, contro la squadra. Questi gli sguardi attoniti dei calciatori del Taranto in panchina, abbiamo visto Petrachi, abbiamo visto Venturin, quasi si stentava a credere ai propri occhi per quello che stava accadendo. Risultato, intorno alla metà del secondo tempo, era Taranto 0, Pescara 4. I tentativi vani da parte del Taranto di realizzare anche il gol della bandiera e poi il direttore di gara, il signor Mariuzzo di Venezia, che manda tutti negli spogliatoi e pone fine ad una vera e propria sofferenza. Sentite i fischi da parte del pubblico che non ha naturalmente accettato il risultato, di proporzioni gigantesche, al di là dei demeriti del Taranto che ci sono stati, errori madornali in difesa in almeno tre circostanze decisive, e poi partita affrontata con un po' di sufficienza. Ma al di là dei demeriti del Taranto che ci sono tutti, va detto che poi il Pescara, come abbiamo detto in apertura, si è limitato a sopravvivere per ottenere un risultato così rotondo.